Benvenuto alla prima edizione della Torrente News, videogiornale realizzato dai ragazzi di Elisa Sandrea Torrente, di Casoria. Partiamo subito con le notizie. Il coraggio di chi lotta contro le mafie mettendo a rischio la propria vita tutti i giorni, raccontato ai ragazzi. Questo è stato l'incontro con Don Luigi Meroga, parroco sottoscorta per il suo impegno contro le mafie, che ha raccontato sia le sue esperienze che le sue idee a più giovani. Momenti divertenti e momenti toccanti. Una lezione di umanità e di dignità, fatta con un linguaggio non ortodosso, ma diretto, veloce e divertente. Con ogni insegnamento, la camorra è un cancro e noi possiamo combatterlo solo studiando. Ti sei mai pentito di esserti schierato così apertamente contro la camorra? Li farei tutto, adottiamo, perché il nostro quartiere sia liberato da questo cancro che ha soffocato l'economia e un territorio. Diciamo la camorra, la mafia, dalla lupa, quella mafia dà la lupa. I dati dell'Istat sono che negli ultimi 10 anni abbiamo perso 100.000 posti di lavoro, perché la camorra impone il pizzo o racket la stessa cosa, impone dei prodotti, cerca attraverso l'usura di riprendersi le attività dei commercianti tra virgolette puliti, e dunque alla fine diventa una zavorra. Ricordatevi, la camorra non è stata mai nobile, non ha mai dota di scimmia, ha solo sfruttato. Ha mai avuto contro di te un camorrista? Che cosa hai provato? Sì, io una volta mi sono ritirato a casa, sera tardi, c'erano queste due persone con le pistole che insomma cercarono di farmi fuori. Quella sera mi sentivo strano, disse mia mamma con entrare dall'altro cancello, al cancello secondario, e questi due che vennero con questa motocicletta si affiancarono, io riuscii a buttarmi nel cancello di ferro, e da allora, come sapete, vivo sotto scorta. Come possiamo fare i napoletani per battere la camorra? Per battere la camorra abbiamo bisogno oggi a Napoli del coro. Il solista fa la punta fine, il coro, l'amministrazione, la scuola, la parrocchia, le famiglie, gli oratori, le associazioni, i sindacati si devono mettere insieme, perché la medicina esiste per sconfiggere questo cancro. Come possiamo aiutare le persone a rischio? Come possiamo aiutare le persone che non rispettano le leggi? Allora, vi ho detto, voi dovete fare due cose. Oggi abbiamo 6. Studiate. Solo con lo studio voi sarete i padroni della vostra vita. Una persona che studia è una persona libera, perché è critica, può criticare. L'incontro con Edoardo Sant'Elia, prestigiosa firma del giornalismo culturale, del panorama nazionale, ha completato quello di Don Luigi Meroga, che ha avuto la legalità al centro del suo discorso. Quindi questa volta parliamo del mestiere del giornalista. Sant'Elia ne traccia le linee guida, parla dell'etica e della responsabilità, che è il quarto potere che ha, suggerisce e consiglia. La sua esperienza è un tesoro da conservare. Il suo punto di partenza per fare questo mestiere è studiare. Cosa l'ha spinto, diciamo, a iniziare la carriera giornalistica, se c'era già un suo obiettivo da giovane? Non era un mio obiettivo da giovane, è capitato dopo vari mestieri, e mi sono reso conto che poteva essere anche il mio mestiere. Cosa ne pensa di Facebook, della nuova generazione, se influiscono sulle notizie, diciamo, questa nuova forma di comunicazione? Sicuramente influiscono sulle notizie, ma il mio atteggiamento è di estrema apertura verso tutti i nuovi linguaggi, anzi, di scommessa sui nuovi linguaggi, perché raccontino in maniera nuova la realtà che ci circonda. A me ha assistito mentre un suo collega falsificava una notizia o qualcosa del genere, metteva in commercio una notizia falsa. Noi non giriamo in coppie per cui uno controlla l'altro, in realtà non può capitare una cosa del genere. La falsificazione delle notizie appartiene alla coscienza di ognuno e alla capacità professionale di ognuno. Ha mai fatto uno scoop nella sua carriera? In che modo ci è arrivato, diciamo, a questo scoop?
Fare scoop nel senso di dare notizie inedite non appartiene alla branca del giornalismo che faccio io, che è il giornalismo culturale, dove gli eventi e i personaggi sono dati in quelle circostanze. Diciamo che nel mio ramo lo scoop significa andare in profondità, dire di quei personaggi e di quegli avvenimenti cose che altrimenti non verrebbero fuori. Nel passato Roma si è estesa nel mondo, ora è il mondo che si incontra a Roma. Questo non nelle sue strade e nelle attrazioni turistiche, ma nelle stanze di Radio Vaticano, una realtà che da un palazzo di Via della Conciliazione raggiunge tutti i continenti. Decine di redazioni per centinaia di ore di trasmissione, giornalisti, tecnici, piccoli studi e grandi studi, il lavoro di decine e decine di persone che viene trasmesso sulle frequenze di tutto il mondo e che racconta di scienza, famiglia, solidarietà e fortuna. Quali giornalisti e quanto personale tecnico lavora da voi? Vado a memoria, allora su 350 persone abbiamo un centinaio di tecnici, amministrativi, non lo so, una trentina e 250-80 sono i giornalisti, no? E avete un criterio di queste scelte? Quelli più bravi che vediamo che fanno stage da noi, poi si contatta loro. E diciamoci il rapporto tra la Radio Vaticano e le notizie scritte nel libro giornale dell'Avvenire. No, sono totalmente diverse, no? Cioè noi non abbiamo una collaborazione, sono enti diversi. L'Avvenire è un giornale della Conferenza Episcopale Italiana e la radio è uno strumento della Santa Sede. E l'ultima domanda, quali sono i programmi più seguiti? Bella domanda, perché è difficile dire, no? Io penso che le cose più seguite sono le funzioni del Papa, no? Allora, sicuramente quando arrivano le feste, cioè il Natale o la Pasqua, allora questo sì, questo vediamo anche, il nostro server è bloccato per Pasqua e il Natale, che ha 100.000 possibilità di entrate e purtroppo viene bloccato, significa che veramente quei momenti sono forti, o viaggi del Papa all'estero, no? Seguite. Come i programmi, cosa possiamo dire in Cina? Chi ci ascolta e quali programmi, no? Sappiamo qualche cosina, no? E questo ci ha permesso anche modellare le nostre trasmissioni, che in Cina è molto importante avere dei documenti papali. Allora i nostri colleghi cinesi hanno tradotto tutti i documenti del Papa, encicliche, discorsi, che lì non avevano accesso, no? Non esiste una stampa libera, non esiste una stampa cattolica di questo genere. Allora, e questo oggi si può, per quanto riguarda internet, controllare, questo sì, questo si può vedere quante entrate sono state, però per quanto riguarda ascolto difficilmente dire. A Roma, una piccola emittente nata in Veneto trasmette le immagini del Papa a mezzo mondo e Telepace TV del quartiere, che grazie al supporto della gente continua ad aprire sedi anche all'estero. Il segreto è nella chiarezza e la coerenza dei messaggi. La TV racconta gli eventi del Vaticano al mondo, ma non dimentica ogni domenica di trasmettere la messa, che viene officiata in una piccola cappella romana che può ospitare al massimo 10 persone. Nel 1977, a novembre 27, è nata la radio, Radio Pace, solo per la zona di Verona. Due anni più tardi è nata la televisione, è nata Telepace. E a un certo punto Giovanni Paolo II, di cui abbiamo parlato tanto in questi giorni, venuto a conoscenza di questa realtà, ha detto: il Vescovo di Verona ha a sua disposizione una TV, il Vescovo di Roma non ha neanche metà di questa, e ha voluto fortemente che noi venissimo a Roma.
Dal 90 c'è una sede anche a Roma ed è quella che vedete. In un primo tempo era in Viale Mazzini, vicino alla RAI, stava là un paio d'anni e poi, grazie al Vaticano, siamo venuti qui. Siamo il canale che porta il Papa nel mondo, perché il Papa non ha una TV, c'ha una radio che avete visto, la Radio Vaticana, e c'ha un centro di produzione, il Centro Televisivo Vaticano, che ha tutta la struttura per fare riprese, per produrre, ma non ha un canale per portare fuori quello che fa. Noi portiamo fuori quello che fa il CTV e domenica la RAI, per esempio. Per dire, l'anno scorso io facevo una trasmissione di 2 ore, divisa in quarti d'ora, e ogni quarto d'ora c'era una persona da intervistare per conoscere una realtà, un'esperienza, e quindi avevamo quelle 7-8 persone che si alternavano in studio per intervista. Ovvio che un'intervista diventa più bella se arricchita dal supporto di immagini che tu hai registrato prima. Cioè, se parli di un'esperienza, che so, di un pellegrinaggio, e hai immagini che ti fanno vedere, è più bello da vedere da casa. Il prossimo servizio ci porta nella redazione di una delle realtà più interessanti del nostro territorio, napolinord.it. È Maurizio Cervone, il responsabile del gruppo Cervone Comunicazione, che ci racconta il mondo del FreePress e dell'informazione locale. Come è partita la vostra avventura? Quella di napolinord.it del nostro gruppo è partita 3 anni fa, la mia personale invece è partita nel lontano 1994, tornando dagli Stati Uniti. Mio fratello fondò un giornale e mi chiese la collaborazione, parliamo di Cogito, una rivista che ormai da ben 17 anni è qui sul territorio, e da lì, insieme ad alcuni amici, abbiamo fondato napolinord.it perché pensavamo al web, abbiamo capito che il futuro era il web, abbiamo fondato napolinord.it e da allora, in questi anni, diciamo, abbiamo scalato un poco la classifica dei media ed oggi siamo un media che va oltre il territorio. Di conseguenza, avendo web spettatori, io così li chiamo, poi abbiamo abbinato anche una web TV, che non è altro che un canale YouTube, noi lo chiamiamo Nano TV, e avendo tante persone che ci seguivano oltre questo territorio, ad andare anche su Napoli. Spesso intervistiamo consiglieri regionali, esponenti politici napoletani, proprio ieri abbiamo intervistato l'onorevole Casini, no? L'ex presidente della Camera. Come arrivate sulle notizie? Come arriviamo sulle notizie? Ormai abbiamo costruito una rete di contatti. Spesso ci avvertono, andiamo a caccia di notizie, cerchiamo di raccogliere notizie dai marciapiedi, dagli ambienti collaterali alla politica e poi andiamo, per esempio, dal sindaco a porgli delle domande. Quali sono le difficoltà che si incontrano sul nostro territorio e nel nostro mestiere? Sul nostro territorio le difficoltà che si incontrano sono maggiormente il fatto che la free press locale spesso è gestita da chi fa politica. Quando poi arriva invece un free press come il nostro, che non è legato alla politica, lì cerchiamo di dare un servizio ai cittadini che è quello dell'informazione reale, no? Come ieri siamo entrati in una scuola a Cardito e abbiamo mostrato quelle immagini crude, senza avvertire nessuno, di immondizia un po' dappertutto nel cortile, e quindi è stata una forte denuncia. E quindi quella poi è una difficoltà perché ci fa entrare in contrasto con quella scuola, con l'amministrazione che spesso ci arrivano, devo dire, anche delle minacce, sai, le solite cose che insomma circolano intorno a questo ambiente. Il 10 giugno si è tenuto a Caserta, nella splendida cornice della Reggia Panvitelliana, l'incontro dell'EPPI, ente di previdenza dei periti industriali e dei periti industriali laureati. Il tema dell'evento, la comunicazione. Sono intervenuti periti, esperti della comunicazione e giornalisti di tutte le province dell'Italia. Dalle tante esperienze raccontate è venuto fuori che, nonostante le rivoluzioni nei media, l'addio alla carta stampata è rimandato tra qualche anno. In tanti la reputano ancora il mezzo di comunicazione più istituzionale e autorevole. In merito abbiamo sentito la voce del Presidente del Consiglio Nazionale dei Periti Industriali, Giuseppe Lugna. Si
Le industrie, i colleghi industriali, no? Hanno bisogno di comunicare col territorio, ma per quale esigenza? Le industriali hanno bisogno di comunicare col territorio per due ragioni. Primo, perché hanno qualcosa da dire alla società, e se hanno qualcosa da dire alla società, la società ha bisogno del loro contributo. Seconda cosa per cui hanno bisogno di comunicare è che hanno bisogno di farsi conoscere, per cui c'è un modo di rappresentare e di rappresentanza. Questo è il motivo per cui i periti industriali hanno assoluto bisogno di comunicare col territorio, dunque con la cittadinanza, con la società in genere. Ah, ok. E invece parlando del web 2.0, internet è stato rivoluzionato, no? Sì. I media più consolidati sono ancora utili? Sì, tutto è utile, non esiste mai, credo, nella società un passaggio totale da un sistema ad un altro. Deve esserci sempre una lenta e sovrapposizione di strumenti e di mezzi. Certo è, oggi quel sistema lì è importante, ma noi abbiamo 50.000 iscritti e non è che tutti poi sono raggiungibili col sistema informatico facilmente, anche perché dovendo lavorare, eccetera, dedicare del tempo a cercare o comunque ad essere a leggere tutte le notizie che arrivano non è sempre facile. Allora ecco che serve questo sistema di comunicazione, ma contemporaneamente serve anche il sistema di comunicazione tradizionale, dunque le nostre riviste, i giornali in genere, avete visto, no? Il sistema online ormai è esploso, però i giornali continuano a vendere copie e la gente continua a leggere le copie. Peraltro il cittadino in sé, lasciamo stare il professionista per un attimo, che può avere la dotazione di tutti gli strumenti, ma il cittadino in sé per essere informato, beh, continua a leggere il giornale ancora, la stragrande maggioranza della gente. Dunque c'è bisogno di arrivare anche sui mezzi di informazione cartacei. Ok, grazie mille. Ciao, ciao, auguri. E per chiudere ci sono due sorprese di una magnifica realtà, la Basilicata. Noi veniamo da Napoli e dalla Campania, che è una regione estremamente martoriata ed è vincolata al concetto della legalità. Interessante a proposito del giornalismo sapere qual è l'approccio che qui in Basilicata voi giornalisti, la stampa in generale, avete proprio con il concetto di cronaca nera e tutte le diramazioni che ovviamente ne conseguono. Insomma, noi siamo avvantaggiati sotto questo profilo, noi non abbiamo, parliamo come società civile, l'esplosione purtroppo di criminalità che caratterizza la Campania ed anche altre regioni del sud, siamo in qualche modo un'isola felice anche perché è un'isola più povera, perché la criminalità corre dove ci sono i soldi, quindi sotto questo profilo per noi è molto più facile. È anche facile per il giornalista battersi sul terreno della legalità perché tutti questi pericoli tutto sommato non ci sono, ci sono fenomeni che si verificano lì, qui e lì, ma insomma è possibile intervenire subito. Quale consiglio le darebbe ai giornalisti campani per mantenere obiettività e oggettività nel narrare, nel raccontare insomma tematiche importanti e difficili come quelle della nostra regione? Io mi trovo sempre in difficoltà quando devo rispondere su un concetto di oggettività, è molto difficile riuscire a immaginare una lettura neutra dei dati, perfino i neutroni non possono essere osservati oggettivamente e voi me lo insegnate perché per osservarli bisogna illuminarli, illuminandoli aumentano la velocità e quindi non si riesce a vedere nella loro naturalezza, diciamo così, come sono le cose, però ci si può avvicinare alla diciamo oggettività perché i fatti sono veri. Cambia la prospettiva da cui si guarda, ma il prospettivismo o la prospettiva non vuol dire mancanza di oggettività, onestà vuole dire noi guardiamo da questo punto di vista. Poi invece la caratteristica più importante, l'auspicio e l'augurio che faccio è la coscienza retta e pulita e sapere che si lavora per chi ci ascolta, non per l'autorità, che ha sempre, anche perfino in buona fede, motivi di interesse nel volere una informazione orientata. Parlando più precisamente della sede della Regione Basilicata, a novembre sono trascorsi 30 anni dal terremoto dell'80, come avete ricordato quell'evento? Beh, come si ricorda in questi casi, si dice che c'è stato, si dice che cosa doveva esserci dopo 30 anni, si dice quel che c'è dopo 30 anni.
anni, cioè? Molte delusioni, doveva essere l'occasione di sviluppo, è stata l'ennesima occasione mancata, ma attenzione, voi siete napoletani e noi lucani, entrambi meridionali, non diamo la croce addosso allo Stato, che pure se la merita, ma gran parte delle responsabilità sono nostre. Non è bello, non è nemmeno facile affermarle, ma il Sud sarà quel che noi vorremmo o vorremo che dovrà essere. Buon pomeriggio, ci troviamo nella sede RAI di Potenza con il direttore della sede stessa, Fausto Taverniti. Volevamo chiedere, direttore, com'è possibile rilanciare anche da un punto di vista culturale una realtà che non ha a livello nazionale la stessa risonanza di altre regioni? Questo è il nostro impegno quotidiano. Noi già qui abbiamo il vantaggio di riuscire a coprire con l'informazione un territorio ampio quale è tutta la Basilicata, con i nostri regionali ma anche con i nostri programmi quotidiani. L'impegno proprio negli obiettivi miei, ma comunque della sede, sono proprio quelli di cercare di far conoscere le peculiarità, le realtà straordinarie anche di una regione del sud, dove ci sono tante cose che funzionano per fortuna, e quindi il nostro impegno è rivolto proprio a questo obiettivo. Quali sono quindi in sintesi le esperienze culturali più importanti di questo territorio che possono essere valorizzate anche attraverso il contributo della sede RAI? Tantissime esperienze culturali, mi viene in mente la prima, quella di Matera, la realtà del Materano, del Metapontino, della Magna Grecia, insomma tutta una serie di argomenti culturali che certamente meritano una conoscenza più approfondita. Una domanda un po' più privata, nella sua esperienza lavorativa come valorizzare invece la sede RAI di Potenza, e se rispetto ad altre sedi regionali ci sono dei perfezionamenti da fare o comunque c'è un grado di positività molto elevato? C'è un grado di positività molto elevato e anche di professionalità molto elevato all'interno della sede. Ognuno di noi arrivando cerca di portare delle novità, degli obiettivi nuovi, eccetera, che stiamo cercando di portare avanti. Il primo fra tutti, appunto, è quello della conoscenza più diffusa. Una curiosità, non riesco a capacitarmi perché tutte le volte che sento ad esempio le previsioni meteorologiche viene fuori Potenza non pervenuta, questo è uno dei miei obiettivi, sto cercando di scoprire con chi devo parlare perché dal mio termometro ogni giorno vorrò fornire quantomeno il dato della temperatura massima e della temperatura minima da Potenza per non vedere più scritto Potenza non pervenuta. Grazie. Ci troviamo nella cattedrale di Acerenza, più precisamente nella cripta rinascimentale, dove si dice sia stato nascosto il Sacro Graal. A tal proposito vorremmo intervistare appunto l'architetto in merito a delle informazioni riguardo questa leggenda storica. Che cosa si sa nello specifico di questo Sacro Graal in attinenza ad Acerenza? Sì, allora, questa è una chiesa costruita e stata eretta tra l'undicesimo e il tredicesimo secolo. In realtà sorge su una basilica paleocristiana che a sua volta sorgeva su un tempio di epoca romana, quindi pagano, e in realtà vediamo che questa chiesa è molto grande rispetto al territorio in cui sorge, quindi già questa è una prima anomalia. Noi ci troviamo all'interno della cripta e qui davanti a noi abbiamo appunto questa scultura, sì, questo sarcofago all'interno del quale è stata trovata questa coppa che si pensa sia il Santo Graal. La ricerca della verità nel Medioevo era il Sacro Graal, era appunto questo calice che raccoglieva il sangue di Cristo, sul quale, sulla cui sede sono state fatte moltissime interpretazioni. L'argomento del Santo Graal è un argomento che affascina le persone, e quindi le persone sono sempre alla ricerca di questa verità. È chiaro che noi non siamo sicuri che all'interno di questa struttura, in questa cripta, sia realmente stato conservato per tutti questi anni il vero Sacro Graal, però alle persone piace credere che una struttura, un elemento così importante della cristianità sia stato sempre, sia stato per tutti questi secoli così vicino a noi. Ed è chiaro anche che l'attesa nel sapere dal Vaticano se realmente questa coppa ritrovata all'interno di questo sarcofago sia quello di cui stiamo parlando, appunto del Sacro Graal, è un'attesa che comunque appassiona le persone, quindi questo è il motore, la curiosità è quello che ci porta sempre a ricercare la verità.
Grazie per averci seguito, alla prossima!